stiamo finalmente tornando con un po' di interviste nuove. Dopo la pausa estiva abbiamo avuto un po' di difficoltà a riprendere perché per un motivo o l'altro non siamo riusciti a organizzare queste interviste in tempi brevi. Adesso ci siamo riusciti, oggi abbiamo finalmente due nuove interviste, poi vi spiegherò bene con chi e vedremo insieme come le facciamo un po' con un dietro le quinte. Ma nel frattempo volevo un po' ricordarvi come mai che io e Rido ci siamo rimessi a fare le interviste dopo tanti anni di pausa, ma semplicemente perché io ho un po' ripreso con AL, con l'archivio e tutto, e ci sono tanti artisti che a noi piacevano ma che secondo noi non avevano lo spazio che meritavano, oppure comunque che volevamo dargli un po' più di risalto e parlargli direttamente. Allora così, assolutamente senza nessuna pretesa di essere di nuovo un magazine, siamo solo io e Rido, non c'è una redazione, non c'è altro oltre noi, che così quando riusciamo organizziamo queste interviste, le facciamo perché ci piace, come dico sempre, senza altri motivi dietro. Quindi siamo un po', siamo due mosche bianche in un panorama in cui diciamo un po' tutto basato su i soldi e che si fa tante cose solo per quelli, e noi no, le facciamo solo perché abbiamo voglia di farle e quindi senza nessun altro motivo. Adesso sto andando in stazione e fra un po' prendo il treno, perché io sono insieme a Garelli uno dei pochi che non ha l'auto, quindi io mi muovo solo in treno e quindi è tutto logisticamente un filo più complicato, ma si può fare. Sono appena arrivato a Milano, oggi andiamo a intervistare Mitro e Ape, adesso mi vado a incontrare con Rido, così ci mettiamo d'accordo per fare tutte le cose che dobbiamo preparare prima dell'intervista. Puoi riprendere mentre parlano, io che prendo così. Ok, io proprio faccio backstage. Fai un po' il backstage, no? Praticamente. Ok. Funziona. Quindi mi posso spostare tranquillamente. Sì, ti puoi spostare come ti pare. Così non ti annoi, no? È un buon sistema. Sorridi. Ragazzi, mi hanno messo a fare backstage. Di avere il pubblico per tutta l'intervista. Abbiamo parlato di natura in testa. Bene, tu hai registrato, tu sta bravissima. Boh, io mi muovevo. Però che cazzo c'è?
rido, ti chiedo, fai quella roba che fanno tutti di dire, di iscriversi al canale? C'è voglia? Okay, sì, c'è. Ecco, perché, perché alla fine la gente guarda, poi pochissimi si iscrivono, e l'unica è dirlo. Se vuoi ti così, sì, con i ragazzi dietro va benissimo, se ti senti. Vuoi? Iscriviti al canale di AL Magazine su YouTube, ci trovi dentro delle interviste fighissime, qualcuno l'ho fatta anch'io, e dei contenuti davvero da paura. Se proprio sei bravo, te iscriviti al canale, iscriviti anche alla mailing list, lì si spacca, si fa delle bombe, ogni settimana arrivano dei contenuti veramente fighi, sia di cose vecchie già uscite, sia di cose nuove che devono ancora uscire, per cui iscriviti. Abbiamo finito. Abbiamo fatto oggi. Sì. Com'è andata? Beh, una meraviglia, diciamo che chiacchiere così se ne fanno soltanto a Milano a calar di luce. Sì, adesso ormai è diventato buio. Guarda lo stella. Hai visto? Sembra. A volte non sembra a Milano di stare in Italia, vero? No, è vero. Porca questa. Tanto col fuori. Poi. Un po' così. Vabbè, questa è una delle viste più fighe. Tutta pesante. La che ha le luci. Ecco, abbiamo finito, adesso sto tornando a casa, è stata una giornata interessante e prolifica perché con Rido siamo riusciti a fare sia l'intervista con Nitro e quella con Ape, che poi metteremo sul nostro canale di YouTube un po' alla volta. Noi spesso le facciamo più di una alla volta proprio per una questione logistica. Delle volte ne abbiamo anche fatte tre insieme, e oggi due e nel pomeriggio, quindi a presto per l'intervista completa. Oggi era un po' una preview che abbiamo provato a fare, e così come esperimento speriamo che vi sia piaciuto e sia stato interessante vedere un po' dietro le quinte di come facciamo le interviste con AL Magazine. Alla prossima.